Allora, si è inviato alla nostra redazione, ma tutta la stampa, un comunicato in cui si parla di posti di lavoro disponibili in Germania. Di che cosa si tratta? In Germania, e la cosa bella anche in Calabria, abbiamo bisogno di persone che parlano tedesco. Beh, in Germania tradizionalmente autisti ambulanze, anche altro personale, infermieri, persone che magari qui sono disoccupate, possono essere, tra virgolette, riciclate, fare un corso di tedesco, imparare un mestiere e andare a lavorare in Germania. In Calabria, nelle strutture turistiche, per esempio noi come associazione cerchiamo due persone che possano gestire il nostro ostello. La priorità è conoscere la lingua tedesca. Quindi, noi, quello che diciamo da 16 anni, se uno ha le competenze, conosce bene le lingue, il lavoro lo, lo trova. Certo, bisogna diffondere queste notizie positive, perché altrimenti siamo sempre convinti di non poter inserire nel mondo del lavoro i nostri giovani. Bravissima, noi ormai lo diciamo da 16 anni: guardate che lavoro c'è, bisogna avere le competenze. Perché oggi il mondo un po' si trasforma. Forse noi dalle nostre parti un po' abbiamo questo divetto di genitori chioccia che sanno molto sui loro figli, però non pensiamo molto a come dovrebbe essere invece un ragazzo oggi nel mondo del lavoro. Un famoso magistrato una volta ha detto impariamo dalla Polonia, lì parlano tutti almeno due lingue straniere, è quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, competenze e conoscenze delle lingue straniere. Parliamo di turismo, noi non siamo una terra al momento che è, 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 ha il coronavirus diffuso, e si può parlare di turismo a Crotone e soprattutto si può pensare che visto che c'è quest'area tranquilla ci arrivino dei turisti? Penso che hai proprio colto no, quello che succederà quest'estate. Se ci muoviamo bene, potremmo attrarre qui molte persone proprio perché noi siamo una zona tranquilla. Qui non c'è il turismo di massa, abbiamo tante spiagge, aria pulita, pulitissima. E quindi possiamo attrarre molte persone. Oggi mi ha chiamato uno dal Trentino e mi ha detto guarda verremo con il nostro gruppo. Io ho detto che bello, no? eh, nonostante che c'è tutto questo allarmismo, ci sono tutte queste notizie, mi confermano che vengono. La città non è pronta a ricevere turisti, eh? questo lo possiamo dire con molta chiarezza perché basta andare in giro per trovare rifiuti ingombranti e soprattutto c'è questo disamore da parte dei cittadini. Bravissima, perché il nostro grande dramma che noi ce la prendiamo con i marziani, con gli extraterrestri, con gli UFO, ma dobbiamo capire che il futuro di questa città è in noi. Io, per esempio, passo ogni giorno a Piazza Pitagora e vedo Piazza Pitagora in quadrupla fila: io vado in bici e faccio uno slalom. E se continua questa situazione vorrei proporre a qualche comitato olimpico diventare una nuova disciplina, lo slalom con la bicicletta in Piazza Pitagora. Dobbiamo imparare noi che abbiamo davvero un territorio bellissimo. Tutti i turisti che vengono qui mi dicono sempre Loris, la gente di Crotone è cordiale, è onesta perché non prendono fregature però mi dicono perché buttate le carte per terra, perché sporcate la spiaggia, perché parcheggiate in doppia fila? Perché chiaramente non abbiamo ancora il senso civico. Esatto, se le persone iniziano a pensare che se facciamo bene le cose, non basta guardare Tropea o Matera, far bene le cose significa anche voler bene ai nostri figli, al futuro dei nostri figli, perché se facciamo arrivare più turisti, i nostri figli hanno qualche possibilità di rimanere qui e di lavorare qui.